Perfetto, arrivato a questo punto bisogna fare in modo che il sangue sia messo in una buona posizione, quindi dove lo vogliamo mettere. Prima di tutto lo dobbiamo scalare perché come vediamo è troppo grande. Quindi clicchiamo su sangue, clicchiamo il tasto S e diminuiamo il valore. Andiamo in un punto del video in cui è inquadrato il posto dove lo vogliamo mettere. Per esempio lo voglio mettere qua. Ok, quindi lo andiamo a inserire nel video. Ovviamente però lo devo un po' aggiustare, nel mio caso lo devo ruotare. Così. In questo modo. Cambiamo anche la posizione sull'asse Z e vado a posizionare qua, dove quindi vorrei che rimanesse. In questo modo andiamo a spostare il sangue in modo che compaia qua sul muro. Vediamo quindi che il sangue rimane perfettamente tracciato sul muro, esattamente a livello in questo caso del quadro e della presa elettrica. Possiamo ovviamente creare magari una maschera intorno al quadro in modo che il sangue non vada lì sopra, in modo che sembri anche più realistico. Un'altra cosa che possiamo fare è una correzione colore, quindi andando in curve, prendendo l'effetto curve, aumentare per esempio un po' la luminosità. In modo che sembri più integrato nella scena. Questo punto. Possiamo andare a creare quindi la maschera perché vediamo che anche qua esce. Quindi clicchiamo sul sangue, prendiamo l'oggetto penna. Disegniamo la maschera, apriamo qua la tendina, andiamo anche su maschere e nella modalità della maschera mettiamo su sottrae. Aumentiamo un pochino la sfumatura, perfetto, e stessa cosa facciamo anche qua dove c'è il quadro. Andiamo sempre su sottrai e aumentiamo la sfumatura. Perfetto, a questo punto vediamo che è assolutamente meglio. In questo modo abbiamo tracciato il nostro elemento nel video. Ovviamente si potrebbe fare anche con qualunque altra cosa. Per esempio, ritorniamo sopra il nostro tracciamento. Possiamo anche usare sempre questo punto qua che abbiamo già impostato. Andiamo a creare quindi un nuovo testo. Prima ho scritto ciao. Lo ingrandiamo. Vediamo che utilizzando sempre lo stesso metodo, quindi creandolo in 3D, collegandolo al null object che abbiamo creato, mettiamo
tendo la posizione a 0,0 in modo che lo possiamo visualizzare e poi possiamo impostare noi dove vogliamo vederlo, diminuendo la scala. Diminuendo la posizione sull'asse Z. La rotazione. A questo punto vediamo che anche il testo rimane tracciato perfettamente. Di sopra. Perfetto. Ovviamente questo era anche un video molto sfocato perché il movimento della telecamera era veloce. Cioè, però se nonostante ciò il risultato era ottimo e quindi anche in un video più calmo dove ci si muove, il risultato viene comunque perfetto. Per questo tutorial era tutto, grazie per la visione.